Prego, chi vuole iniziare? Le televisioni, priorità. Fermo. Nicola. Ciao, mister. Buongiorno. La sentiamo, la vediamo molto tranquilla, insomma, la tranquillità del primo posto, del momento, di come vede la sua squadra. No, oggi mi gira così. Oggi sto bene, sto felice. Chiaramente, ma non ci penso, diciamo, al discorso del primo posto, veramente non c'è stato un attimo in cui ho pensato, perché la cosa importante sarà arrivare bene il 12 maggio. Il mio obiettivo è sempre quello e a quello sono, lo dico, poi tutte quelle che saranno le tappe intermedie, speriamo che siano sempre diciamo buone come è stato per l'anno scorso, quando abbiamo preso la vetta, però questo non lo possiamo sapere. Il campionato ricomincia domani, perché domani comunque abbiamo azzerato diciamo, il distacco dalla prima e abbiamo un vantaggio, anziché partire tutti a zero punti, abbiamo un vantaggio su qualche altra squadra, però questo non toglie che non abbiamo fatto niente, perché anzi la delusione, se ci fosse qualche scivolone, sarebbe ancora maggiore. Quindi, Totti, Luciani e Chirinetti recuperano un po' di giocatori, questa è una buona notizia. Sì, piano piano si stanno. Beh, l'importante è Munard, che comunque questa settimana ha ripreso bene, ha sicurezza, insomma si vede che è un giocatore finalmente recuperato. E poi c'è Topozis, che si sta anche lui riallenando, e poi aspettiamo altro Luciani e Chirinetti che avranno dei tempi ancora un pochino più lunghi, perché comunque bisogna stare tranquilli, cioè dare quei tempi fisiologici che servono affinché le lesioni si cicatrizzino. Giocare in anticipo, vincendo per mettere di nuovo pressione, la settimana scorsa è un po' la stessa cosa, però comunque vincendo si mette pressione. Ma l'unico per me vantaggio di giocare prima è che magari hai un giorno di più per stare in famiglia, nei giorni in cui solitamente non ci sei, e poi la domenica di poter andare a vedere una diretta concorrente. Domenica scorsa sono andato a vedere il Teramo, domenica prossima andrò a vedere la Triglia Capurrano, che sarà la terza. Questi sono i vantaggi, il resto già ve l'ho detto, cioè giocare prima o dopo, cioè, dal punto di vista psicologico per noi non cambia niente. Roberto, mister, buongiorno. Nelle 11 partite della sua gestione, finora la squadra ci ha mai inseguito, anche se mai come lo si assinti, almeno il passo dall'esterno in primo posto. Ora che ci siete arrivati, cambia anche un po' l'approccio alle partite, cioè questo fatto di essere adesso primi, anche se in coabitazione, cambia un po' l'atteggiamento, oppure si augura che non cambi? Dal punto di vista nostro, come settimana, come preparazione, no. Tu devi sempre valutare quello che hai di fronte, la squadra che hai di fronte, come sta e come tu ci arrivi. Quindi in relazione a questo devi comunque sempre cercare di fare partite al massimo di quelle che sono le condizioni di quella domenica, sia tua che degli avversari. Quindi domani noi sappiamo che è una partita molto difficile per vari aspetti. Il primo, perché di fronte abbiamo una squadra che secondo me è una delle più attrezzate insieme a noi all'Aquila del giro, quindi una squadra importante, una squadra coriace, una squadra che subisce poco, non vi fate ingannare dalla sconfitta che hanno subito domenica scorsa, perché comunque era la squadra priva di dati di Dola, la squadra che verrà qui a fare la sua partita. La situazione meteorologica probabilmente non agevolerà la qualità del gioco, perché comunque ci vorrà abbastanza forza fisica, quindi sappiamo, non abbiamo pressione, cerchiamo di fare il massimo domenica dopo. Recupera Montervino, ha già deciso il ruolo in cui giocherà il capitano, che giocherà dall'inizio. Sì, vedete, Francesco può giocare, no? Un laterale in mezzo al campo, dipenderà sempre comunque dal modulo come giocheremo. Comunque sì, l'idea ce l'ho, oggi ho raccolto insomma delle altre informazioni. I ragazzi stanno tutti bene, sono tutti secondo me all'altezza di poter scendere in campo, quindi è meglio così. Guerriero? Mister, buongiorno, salve. Avvertite
in parte forse ha già risposto al collega in precedenza, avvertite la pressione della capolista, il chiacchiericcio delle società rivali, dei tecnici rivali, tutti i riflettori puntati sulla Salernitana adesso? Io posso rispondere per me, io assolutamente no, cioè sono sempre uguale, nel bene e nel male io vado avanti per la mia strada, sono un trattore, un diesel in questo senso, quindi non mi faccio influenzare né se le cose vanno male, cerco di rimanere luce, né se le cose vanno bene. Però lei ha qualche anno in più rispetto ai giocatori. Il discorso è quello, io quello che ho ridetto di nuovo alla ripresa, ho detto non leggete, non andate su internet, date retta a tutte le cose che si dicono, rimanete sempre concentrati, perché tanto chi è che vi giudica non sono quelli che scrivono tutti voi, ma sono il vostro allenatore e la vostra società, stop, quella è quella che vi giudica, tutto il resto, però poi non lo so se questo poi avviene, perché poi ognuno di noi è uno sport per la stampa. È un po' vanitoso, per cui in questo momento in cui le cose vanno bene, magari ogni giocatore va lì a cercare chi è che parla bene di me, cose. Ma in questo momento della stagione, siamo in pratica a metà campionato, la partita di domani ha un valore particolare, un valore promozione, nel senso, mi spiego meglio, una vittoria della Salernitana spingerebbe il partito un po' più giù e quindi comincerebbe a tracciare un socco importante rispetto alla prima posizione, alle posizioni precedenti. Questo poi può essere un discorso che può riguardare il Martina. Sicuramente per noi è uno scoglio importante, perché il Martina è una delle squadre più forti del girone, quindi fare un'ottima partita con magari un risultato importante ci darebbe ancora più forza di quella che fino adesso abbiamo dimostrato di avere, quindi, però sono sempre 3 punti in palio anche domani, quindi noi dobbiamo essere concentrati e determinati, ma sempre sul presente. Non è una cosa facile, perché con gli anni ci si arriva a non farsi influenzare tutte quelle che sono le componenti esterne, però bisogna essere centrati in quel modo, che si avverte, cioè io anche da giocatore lo avvertivo, quando riuscivo a essere centrato e non mi facevo influenzare e riuscivo a fare sempre prestazioni importanti. Quando ti distraeva qualcosa, qualche voce, qualche discorso di mercato, ti vuole quello, quella, allora andai un po' in difficoltà. Non è facile, perché come hai detto sono ragazzi giovani, parecchi di loro, magari sono il primo o il secondo campionato che fanno, quindi è normale che i giovani possano avere degli altri dei passi. Siccome il gennaio si avvicina, un giocatore importante come Mancini ha detto che se dovesse arrivare una richiesta dalla Serie B la prenderebbe in considerazione. In quest'ottica lei cercherà di tutelarsi, non so, chiederà alla società di non cedere i giocatori migliori oppure... Ma secondo me questa frase di Mancini è stata... Io non credo che lui abbia nessuna intenzione di andare di là, ma... quindi queste sono cose che se si dovessero poi verificare si affronteranno, però non credo, ma anche dal discorso non è mai trapelato nulla. Quindi sarà, lasciamo che avvenga e poi dopo affronteremo il discorso. Per me la rosa è una rosa importante, sia qualitativamente sia numericamente, e riusciamo anche a sopperire. Certo, Mancini adesso sta facendo molto molto bene, se venisse qualcuno che ci portasse via ci crederebbe un problema, però dico sempre che noi tutti, allenatori, giocatori, siamo tutti importanti, ma nessuno indispensabile. Indispensabile lo solamente i presidenti. Pronto? Mister, buongiorno. Cominciamo con il fuoco incrociato, ci trovo. Partiamo dalla partita. Lei, a proposito di riferirmi a quello che ha detto e anche insomma i numeri, Salernitana Martina è la partita più importante di questa prima parte di stagione per la forza delle squadre, per le posizioni in classifica, per il blasone e per insomma tutto quante sono le ambizioni dei due club. È una partita importante, noi abbiamo già giocato con la Privia, che comunque è stato anche quello uno scontro importante, perché la Privia veleggiava prima di quella partita veramente con una marcia impressionante. Adesso abbiamo quest'altro incontro con il Martina, che come tradizione sicuramente è superiore anche
nettamente alla Briglia, e come squadra è una squadra ben attrezzata, costruita probabilmente per provare a vincere il campionato, perlomeno a decidere il ruolo da protagonista. Lo sappiamo, loro recuperano tutti i giocatori, sappiamo che per noi è una partita molto importante e siamo concentrati proprio. Suo collega in settimana ha detto che la Salernitana, eccezione fatta per il reparto offensivo, è una squadra normale. Si sente di replicare, è d'accordo? Mio collega, l'allenatore di Martina. Bisogna sempre dimostrarlo sul campo, perché comunque le squadre vengono fatte sempre per quello che è il passato del giocatore, per quello che ha fatto l'anno prima. E poi sul campo bisogna sempre dimostrarlo. La nostra è un'ottima squadra, secondo me ben equilibrata, ben assortita e quindi insomma secondo me è completo. Quindi io poi l'alleno, secondo me molte volte dall'esterno non è così facile e secondo me è anche opportuno dare giudizi su situazioni esterne, perché se uno non la vive non puoi avere il reale della situazione. Solamente chi allena una squadra può dire effettivamente quelli che sono tutti i pregi. E quindi in questo caso secondo lei sbagliato? No, io rispetto le opinioni, non sono io non giudicherò mai quello che l'opinione o l'operato di un altro, ognuno è libero di dire quello che gli pare, io non mi va né di commentare né di replicare, perché poi questo innesca solamente dei meccanismi che a me non servono, non servono a nessuno, servono solamente a quello. Uno ha detto una cosa, si sentiva dire questa cosa, vabbè. Venendo invece al campo, atteggiamento tattico? Continua a fare fretta? No, perché non porta bene, altrimenti non la facciamo proprio la domanda. No, e il discorso è sempre valutare quelle che sono le qualità della squadra avversaria, che sono tante, e cercare ecco di mettere in campo i giocatori che ci stanno a disposizione, per fronteggiare meglio e cercare comunque di fare... Cioè 3-5-2 o 4-3-3? Se non lo sa lei non lo so. Ma poi sempre la formazione, ma guarda... No, ho chiesto la formazione, ho chiesto il modulo. Poi sulla formazione mi chiama dopo. Avete visto l'allenamento oggi, dai? Non mi fate dire, non lo dico mai, prima del... Dai, non è mia abitudine. E allora è la... Comunque... Stiamo giocando bene a tre, probabilmente continueremo. E invece le condizioni di Luna, l'abbiamo detto prima, sì. Ci sarà uno scampolo di partita, pensa ad uno scampolo di partita. Questo non lo so nemmeno se sarà inserito nei 18, perché dipende dagli uomini che manderò in campo, l'eventuale poi panchina, vediamo un attimo. La cosa confortante è che finalmente sta bene, infatti ho visto anche sorridente, insomma è un altro che conosco. Grazie. Invece come sta Rinaldi? Bene, Rinaldi, si è allenato, ha fatto tutto, sta bene, infatti sono uscite delle voci allarmistiche sul suo conto. No? Non erano vere? No, ma noi abbiamo l'abitudine che se si avverte qualcosa per evitare... si fanno prima degli accertamenti. Quindi l'accertamento questo è molto fuori, mister. Lui quello che ha fatto. Sì, però lui non era, anche ieri per esempio si era allenato e non aveva problemi, invece sembrava che stesse in fin di vita. No, portiamo il giornale. Comunque mercoledì lui ha avvertito un piccolo risentimento, però per piccolo, allora per precauzione l'abbiamo fermato, quindi poi ieri si era allenato. Ieri non avvertiva fastidio, assolutamente, però aveva fatto un lavoro differenziato. E oggi ha fatto un esame, un'ecografia per vedere che non poteva fare, che era troppo presto. L'ecografia ha detto insomma che sta bene, infatti poi lui oggi si è allenato, ha fatto tutto e stava bene, quindi non c'è nessun problema. Alla vigilia di una partita importante, mai detto ai suoi giocatori oppure a mezzo stampa, mi sa che quella ammonizione degli avversari un po' telecomandata, un po' strana, Di Meo l'ha fatto, ha detto che probabilmente era destino che non dovesse giocare a Salerno, ma già Casale.
cioè, riprendono le lamentele quest'anno un po' come accadeva l'anno scorso da parte del Marino, per esempio, no? Quindi le sembra strano tutto ciò, insomma, le ha dato fastidio che un collega abbia Ripeto, ognuno è libero di dire quello che pensa, se ritiene giusto, ognuno poi ha un suo modo di comportarsi. Ripeto, è sempre difficile dire certe cose che riguardano altre persone, perché comunque uno può irritare la controparte di cui sta parlando. Questo, quindi molte volte magari forse sarebbe meglio non dire, però a volte uno le dice anche certe cose così, non per far polemiche, poi magari vengono strumentalizzate. Io ho imparato che è meglio molte volte, quando devi dire qualcosa che ti può ritornare indietro, è meglio non dire niente, perché comunque non serve a nessuno, non giova, cioè, perché dire una cosa che magari di qualcun altro non ti porta nessun vantaggio, anzi ti può portare degli svantaggi, quindi non commento mai, anche se qualcuno dice qualcosa di sé, poi a volte vedo, no? Interviste dicono quello così, quella persona fa così, ognuno ha la propria opinione, probabilmente non sentirete mai dire da Perrone Marotta è fatto in un modo, è fatto in un altro, perché non è mio costume giudicare gli altri, ognuno dovrebbe imparare secondo me a giudicare se stesso prima di giudicare gli altri, già ve l'ho detto, che nel giudicare gli altri anche si prende un grande coraggio a giudicare se stessi. Io volevo chiedere, visto che si è parlato prima di Mancini, che è un calciatore che ha seguito un po' lo stesso percorso tattico di Munar l'anno scorso, cioè un calciatore di grande qualità che Perrone è riuscito a stimolare al punto da convincerlo a giocare anche in un ruolo nel quale ci vuole non soltanto qualità ma pure sacrificio come la mezzala. Quindi a proposito di mezzali, Munar sarà per Perrone un rinforzo di gennaio, un acquisto di gennaio? E quindi al punto da considerarlo magari il ballottaggio è utilizzabile già da adesso. Poc'anzi ha detto che non sa neppure se lo porta in panchina. No, che vuol dire quello, perché ha rientro, come mangiano due partite, tre partite. E quindi diciamo, allora rifacco la domanda, disponesse domani di Munar magari in corsa, immaginerebbe per lui Perrone un ruolo complementare a quello di lui, io devo sempre cercare di mettere i giocatori nella loro posizione, nel ruolo in cui si possono esprimere, quindi poi dipende sempre dal mondo. Munar ha delle qualità che per alcuni versi sono differenti da Mancini, perché Mancini è proprio, secondo me, un centrocampista, chi l'ha fatto giocare da ala o da esterno di attacco, secondo me lui non ha delle caratteristiche da attaccante, lui ha caratteristiche da centrocampista, è uno che gli piace toccare il pallone, ha tanta corsa come un centrocampista dovrebbe avere, ha visione di gioco, ha piedi, quindi secondo me lui è proprio un centrocampista, tant'è che nei ragazzi della Lazio lui giocava da trequartista, da centrocampista trequartista, quindi offensivo, mentre Munard è differente, perché Munard ha delle qualità più offensive rispetto a Mancini, è più un attaccante, che ha giocato, tant'è che infatti ha giocato per tanto tempo da attaccante, secondo me da attaccante lui non ha le caratteristiche da attaccante, però quando va davanti può essere molto pericoloso, quindi se ci arriva da dietro, per questo il discorso del centrocampista, secondo me sono due centrocampisti che hanno qualità leggermente differenti. Basta. Vogliamo? Mister, un po' di considerazioni, innanzitutto sull'atteggiamento del Martina, come si fronteggia ipotizzabile una conferma in bocca dello schieramento di Borgi Buoni, qualche eccezione per dentro di Rinaldi, e oggi ho provato anche la difesa 4. Oggi ho provato la difesa, oggi non ho provato la difesa, ho fatto fare una partitella in cui, siccome avevo 8 difensori, li ho divisi 4 da una parte e 4 dall'altra, se no, se ne avessi messi 5 da una parte, l'altra squadra ce n'era 3, quindi questo non ho provato, sono disposti secondo le cose. Sì, è ipotizzabile, comunque hanno fatto bene,
dipende un po', vedere anche un po' le condizioni comunque del campo sui giocatori da mettere, perché sicuramente domani ci vorranno delle qualità differenti rispetto se il campo fosse stato ben praticabile, sì. Quindi quella secondo me sarà la scelta finale che dovrò fare, cioè cercare di non sbagliare gli uomini per un certo tipo di campo. Come ha visto Zampa? Bene, si è dato da fare, ha corso, è sempre c'è il grande entusiasmo, adesso insomma che ha giocato domenica, capisce che anche per lui c'è spazio, e quindi si, ma comunque lui si è sempre allenato sempre bene. Il presidente Lotito ha detto che questa è una rosa forse troppo numerosa che probabilmente andrà sfoltita a gennaio. Anch'io penso così, perché siamo tanti. Una volta recuperati tutti i giocatori, chiaramente sperando che magari non ci siano infortunati, e poi diventa difficile lasciare fuori qualcuno, perché tra le altre cose sono tutti poi meritevoli, poi ci sono anche dei giocatori che magari essendo anche un pochino più giovani devono andare a giocare, quindi anch'io concordo, vedremo poi a gennaio che cosa succederà. Salve mister, sotto la sua gestione sono arrivati 27 punti in 11 partite, forse nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe immaginato un volino di marcia del genere, per cui volevo chiedere, in primis lei si aspettava questo trend, e poi volevo chiedere se questo primo posto conquistato così presto può avere per lei, diciamo, un po' il sapore della rivincita nei confronti di tutte le critiche che ha avuto l'anno scorso. Aspettare no, cioè uno ci spera sempre, quando cominci un'avventura speri sempre di poter vincere tutte le partite, è normale che vai in cosa. Se avessi dovuto mettere la firma, probabilmente magari forse avrei messo la firma anche su un punteggio più basso, forse, non lo so, però siamo riusciti a far questo, quindi è merito di tutto il gruppo che comunque si è ricompattato. Per quanto riguarda le vincite, no. Cioè, contro chi devo prendere la vincita? Ognuno ha la sua testa per pensare, è normale che molte volte i giudizi sulle persone si fermano, non vanno in profondità, perché se non hai modo di conoscerle ti fermi a quello che magari istintivamente ti trasmette quella persona, senza andare più in profondità. Quindi io non ce l'ho con nessuno, perché comunque la vita va in questo modo, cioè non è che ce l'ho con qualcuno perché ti giudica in un certo modo non conoscendo. Vado avanti, cerco comunque di fare il mio, di farmi conoscere. Poi sicuramente se nel momento in cui il dispiacere c'è, quando qualcuno ti conosce, sa chi sei, sai come ti comporti, che cosa pensi, e poi continua a avere quel pensiero, allora lì è triste. Se gente che non ti conosce ti giudica solamente per quello che vede, fa parte, cioè il calcio è anche questo, quindi io non rivincere né da prendere. Ma come è cambiata quest'anno? Se è cambiata la figura di Perrone? Cioè, mi spiego, l'anno scorso si vinceva, però c'era sempre qualcosa che non andava dal punto di vista delle critiche. Quest'anno invece si sente un po' più amato anche proprio dalla piazza. Non so, forse magari si sono messi insieme tanti pezzetti del puzzle, e alla fine uno magari ha cominciato a ragionare, a dire che forse qualcosa di buono c'era in questa persona. Magari l'anno scorso c'erano situazioni che venivano presentate in maniera, diciamo, dietro le quinte, in maniera non a favore di Perrone, mettiamola così, per cui è chiaro che se arriva qualcuno nuovo dicono, ma no, quello non capisce niente, quello fa così, gli allenamenti fa così, la cosa fa così, e viene sempre, si parla sempre male, poi alla fine, come diceva Goebbels, no? Che l'ho sentito, che l'ha riportato una persona, non so chi, che una bugia detta un numero adeguato di volte diventa una manifesta verità, è così. Cioè, Goebbels sputtanava i nemici così, dicendo sempre delle bugie su queste persone, alla fine diventavano, e questo è un po' la distanza. Si è sentito sputtanato? No, io no, io ripeto, io vado avanti, a me non mi interessa, cioè
mi dispiacerebbe, mi farei comunque un esame di coscienza se una persona che mi conosce dopo un anno dice quello non capisce niente, allora e lì mi preoccuperei, ma se qualcuno che non mi conosce dice quello non capisce niente, vabbè, l'idea tua, perfetto. Cioè, non, quindi per questo non c'ho rivincita nei confronti di, mi fa piacere che comunque magari il giudizio nei miei confronti vuol dire che comunque qualcosa di buono ci sta, tutto là. Domanda? Sì, parlando di numeri, mister. 11 risultati utili consecutivi, una media di 2,45. Nella storia della Salernitana, per media punti, non c'è nessun allenatore che ha fatto come lei. Anche Adele Rossi, facendo ovviamente paragoni che possono sembrare un po' irriverenti quasi a Salerno, in una striscia leggermente più lunga ha avuto comunque una media punti più bassa. Lei, so che a lei piacciono i numeri, al momento lei è nella storia con questa media. Sì, facciamoli alla fine. È vero anche che comunque come statistica l'anno scorso noi abbiamo fatto 34 partite, 68 punti, a fine campionato non c'è nessuno che ha avuto due punti a partita in tutto l'intero campionato, anche chi ha vinto i campionati, quindi era già l'anno scorso la migliore, però non fa niente, le statistiche vanno, speriamo di migliorarle queste statistiche, perché stanno a posto. Volevo chiedere invece... Io poi volevo dire una cosa al termine della conferenza stampa. Volevo chiedere una cosa a proposito dell'atteggiamento tattico che ha detto, stando a quello che sta trapelando, si prospetta un'altra panchina per Gustavo, in tal caso dettata, mi pare di aver capito, soprattutto dalle condizioni del terreno del gioco. Ma non è più gli attaccanti, ho insomma un buon numero di attaccanti, sono tutti bravi, poi Gustavo sta facendo bene, sta segnando, poi è un beniamino, già ve l'ho detto l'altra volta, è uno che risulta sempre simpatico perché ha questa accettina, è straniero, è piccolino, per cui tutti l'hanno preso a ben volere, poi fa dei ruoli importanti, però chiaramente io devo mettere sempre in campo 11. No, sì, capisco, mi riferivo al discorso del terreno del gioco. Il terreno può essere anche una cosa importante, però ripeto, Guazza e Ginestra stanno facendo bene. Avete deciso il rigorista? Ecco, a proposito di questo, allora, cioè io vorrei fare un'esortazione, cioè non voglio bacchettare o dire niente, però è successo quest'ultimo episodio di Guazzo, no? In cui si è scritto cosa? Cioè, io penso che voi avete un potere enorme, no? Comunque di condizionare con quello che scrivete, con quello che dite, insomma, l'opinione di tanta gente, perché tanta gente vi legge o sui giornali o sui siti, e questo fatto comunque può mettere nella testa delle idee, delle persone, delle idee sbagliate. L'episodio di Guazzo, cioè io dico, se bisogna scrivere una cosa, però prima bisogna, penso, verificarla. Cioè una notizia, cioè voi, penso che come giornalisti, cioè uno scrive una notizia, la devo verificare se è vera e poi la scrivo. Cioè non si può sparare una cosa così tanto per prendere nel mucchio, perché molte volte, cioè, l'episodio di Guazzo, vi dico come è andato. Guazzo è cascato per terra, si è fatto male, ha preso una brutta bocca. Chiedo scusa, ma a proposito di, diciamo, mestiere, che poi ognuno, ma ho capito che non è questo il discorso, no, ma la notizia è stata verificata, c'è l'ha detto stampa, qui dovrebbe saperlo. Quando c'è stata l'ultima conferenza e ha parlato Mancini, un collega ha rivolto la domanda a Mancini e gli ha chiesto come è andata. E Mancini ha detto esattamente quello che sta per dire lei, cioè che Guazzo aveva un problema alla spalla, eccetera, eccetera. Quindi non capisco cosa sia stato, adesso non so a chi si riferisce, ma voleva semplicemente l'episodio. Io voglio solamente parlare con la testa mia, perché non c'ho bisogno di nessuno. Io vi voglio dire solamente quello che penso. Allora, di Guazzo si è scritto che Guazzo non aveva esultato perché non aveva tirato il rigore. Il succo è stato questo. Il succo è stato questo. Che Guazzo non aveva esultato a fine partita perché non gli avevano fatto tirare il rigore. Questo è venuto fuori. Mister, a me non piace andare a fare un riassunto di tutto, ma insomma così a naso non mi pare che questo sia il risultato finale. Poi non ho il termometro di tutto quello che si è scritto o si è detto. Però insomma, se lei dice questo, evidentemente ha contezza di quello che sta dicendo. No, perché è così, perché comunque questo è quello che poi è venuto fuori. Allora, cioè, da distante, cioè come per esempio il discorso Ginestra
era arrabbiato per noi per la sostituzione. Cioè non si possono dare notizie perché da lontano io vedo con lo sguardo di uno è un po' più storto o un po' più dritto, o perché quello c'ha un atteggiamento. Cioè io penso che... Ma è uscito che Ginestra era arrabbiato con Terrone? No, però perché mi è stata fatta la domanda. Appunto. Ho capito. Chi l'ha fatta la domanda, mister? No. L'ha fatta una giornalista cosa, però su Guazzo non è stata fatta la domanda. Su Guazzo è uscito fuori che Guazzo era arrabbiato perché non ha battuto il rigore. Guazzo, che stava per terra dolorante, si era fatto male, tant'è che Perpetuini è andato a prendere il pallone, lo stava per calciare lui, poi Mancini è andato, no, lo tiro io, e l'ha preso Mancini a tirare. Alla fine della partita, che i giocatori sono andati tutti verso il coso, Guazzo stava male, è venuto qua, ma qua sotto ha esultato. Allora Guazzo, che già ha avuto degli altri episodi, poi magari è un ragazzo che è molto sensibile alle cose, cioè bisogna conoscere, perché poi magari si fa passare Guazzo come uno che crea problemi nello spogliatoio, che in realtà non è vero, è tutt'altro che cosa. Questo è il discorso, siccome comunque qui ci sono tanti organi di informazione, soprattutto su internet, che informano, e anche la gente scrive, commenta cose. Poi magari Guazzo si attacca all'etichetta di quello che pianta le grane, che crea problemi, che in realtà è un ragazzo d'oro, un ragazzo sensibilissimo, che tra altre cose, magari se poi voi conosceste meglio le persone, forse sempre per il solito discorso, andaste un po' più in profondità, poi magari si scopre dietro che dietro a certe cose c'è un qualcosa di importante. Tutto là, il mio non era un coso dire... E magari allora la mia proprio domanda è assolutamente calzante. No, la mia domanda è assolutamente calzante. Se magari si è deciso chi è il rigorista domani. Ma il rigorista ci stanno i rigoristi, poi è normale, come ho già detto una volta, un rigorista magari, ecco, succede che uno si sente o non se la sente o quell'altro se la sente, prende, ma è come una famiglia, ma non è che si crea il problema, perché quello batte o quello. Non è mai successo. No, non si creano problemi, noi andiamo, stiamo bene, e Guazzo è l'ultimo che crea problemi. Ho sentito dire pure che io sarei ostaggio, che ho sentito dire, ma non ricredito, di Guazzo e di chi? Di un altro? Di Guazzo e di un altro giocatore, chi sono ostaggio? Come per dire che io faccio giocare a Guazzo perché sono ostaggio su. No, però volevo capire, insomma, la domanda è questa, c'è una lista di rigoristi. Ora ogni squadra, ogni allenatore ha non voglio, per carità, mi corregga se sbaglio, da una lista in relazione a quelli che sono i rigoristi, si parte da Ginestra, non se la sente, è uscito fuori, il secondo è Montervino, vado a naso, il terzo è Guazzo, poi a seconda anche. Ma non è che si fa una lista, io per esempio non la faccio la lista. Lei non la fa. Io... Come funziona? La domanda è questa, come funziona? C'è Ginestra che è quello che solitamente tira, okay, perché c'è uno score buono. Perfetto. Montervino è un altro che non sbaglia quasi mai il rigore, poi se non ci sono loro due, magari ecco, ci può essere Guazzo che. Quindi la lista, Perpetuini che tira bene, Mancini che tira bene, sono 5-6 che tirano bene, poi se la gestiscono loro, i calciatori, cioè, mica è che, so, cioè, che devo dire quello, quell'altro, no, e poi magari prima, si sa prima, no? Ma prima si sa una cosa, ma poi se la sentono loro, molte volte le cose, perché magari l'allenatore, a me mi è capitato a volte, ti prende a dice, no, lo fa quell'altro, puntualmente ho sbagliato la scelta, perché magari non era il momento mio di scegliere, quindi è meglio... Le cose poi se le gestiscono loro, poi soprattutto su queste cose, cioè i rigori li tireranno due volte a settimana, quindi anche tra loro sanno chi è che li calcia meglio e chi li calcia peggio, per cui non sono stupidi ragazzi. Ok, grazie.